Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 7.900 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vedete di partire subito con il video. Allora parto dicendo che ho trovato questo camper sul marketplace di Facebook. Vi lascio il link in descrizione. Allora parliamo di un Rimor europeo 607, un camper che non abbiamo mai visto. Allora parliamo comunque di un camper veramente molto carino. Qua già Rimor si è molto migliorata rispetto al vecchio Rimor qua, al Rimor Slop 560, al 590. Comunque già ha fatto un salto di qualità e vi posso dire che già, e penso che si attesti questo qui in un camper di fascia media, è costruito pure abbastanza bene con la pianta interna. Ha veramente, secondo me, anche la parte del bagno è studiata veramente molto bene. C'è una cosa molto particolare che potrebbe interessare comunque a molti di voi. E comunque in un camper così compatto c'è una cosa veramente, come vi dicevo, molto ma molto interessante. Rimanete comunque a guardare il video perché vi stupirà. Dimensioni del camper: 6 metri, pari pari. Allora andiamo a vedere un pochetto la pianta interna di questo camper. Allora, entrando sulla sinistra, troviamo la cucina con i due fuochi, lavandino, frigorifero trivalente. Poi abbiamo la dinette principale, volendo si può trasformare in un letto matrimoniale. Poi abbiamo la seconda dinette, che è stata trasformata in un letto singolo. Volendo, se avete dei figli, fate una modifica e vi costruite un letto a castello nella parte posteriore. Poi abbiamo un armadietto con la stufa della truma. E poi giù in fondo a destra troviamo il bagno. Allora, questa volta abbiamo il bagno, attenzione, con la doccia separata. In così poco spazio, 6 metri, comunque hanno messo un bagno con la doccia separata. Quindi troviamo poi il WC, lavandino e la nostra doccia separata con la tendina. Questa cosa credo che abbia stupito veramente tanti, perché comunque in così poco spazio, come vi ho detto prima, sono riuscito a mettere un bagno con la doccia separata. Secondo me è una cosa veramente spettacolare. Poi per il resto troviamo la nostra mansarda, molto bella, è leggermente più ampia rispetto al vecchio Rimor Koala. E tutta la parte del tetto è perlinata, molto bella, con queste perline bianche. Credo che le abbiano verniciate loro, non so il proprietario, adesso non so dirvi. Poi troviamo la centralina del Rimor e per il resto comunque vari cassetti nel camper. Vi posso dire che questi cassetti sono già, secondo me, con legno molto più carino, molto più rifiniti, e penso che nella parte della cellula non c'è altro da dire. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Ford Transit 2005 diesel aspirato, 137.000 km, e questo camper è del 1996. Allora, questo qui, attenzione, è un Ford Transit MK5 e questo qui dovrebbe già montare la pompa Bosch, non più la vecchia pompa Lucas, quindi abbiamo molta più ripresa. E come cavalli dovremmo stare intorno agli 80, quindi diciamo abbiamo molta più ripresa, possiamo mettere le prestazioni quasi quanto il Ducato. Trazione posteriore e ruote gemellate. Allora, se vedete comunque anche la parte interna della cabina, abbiamo i due sedili nella parte anteriore. La cabina è molto più rifinita in confronto al vecchio MK3, e in questa versione, adesso di preciso non so dirvi questa cosa se sia sicura, quindi è, diciamo, vado un attimo ad intuito, se non mi sbaglio questa versione dovrebbe già avere il servosterzo e anche l'aria condizionata in cabina. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, se vedete il camper esternamente, secondo me intanto ci vuole una bella pulita, soprattutto nella parte della cellula, per dargli comunque una, se vedete, leggermente sporca, quindi va un attimo ripulita, ma niente di grave. Comunque la verniciatura non la toccherei. Se vedete nella parte della cabina, nel passaruota, c'è leggermente un pochetto di ruggine, ma veramente poca poca, cosa risolvibile. Però per il resto comunque cose gravi di punti di ruggine non ne ha. Come accessori esterni poi vedo il tendaline esterno, e abbiamo anche nella parte posteriore il portamoto omologato da 150 kg. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici, con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.